Perché se l'ufficio di igiene fa l'epidemiologia, cioè considera quante persone per esempio hanno avuto un infarto, il cancro dal 1990 al 2014, vede a posteriori, no? Invece il medico clinico deve dire chi fuma, chi beve, chi fa così, se tu vai forte in macchina, io non vado a farti la statistica su quelli che si sono rotti la testa, faccio la statistica in base a quanti vanno forte in curva, sul ghiaccio e magari un po' brilli. È logico che non sono sicuro di quello che dico, mentre l'epidemiologo è quei dati che vi vedete sono certi, ma quelli fanno parte a 30 anni fa. Nel 2030 potremmo dire cosa è successo a Biella per colpa dell'inceneritore, cioè di questo pirogassificatore. Ricordate che qui 10-20 anni fa a me si contestava le stesse cose su tutti i giornali. Ogni giorno io venivo presentato come la Cassandra di turno, il predicatore guaffaro, il cavaliere dell'Apocalisse, il terrorista islamico che spaventa la gente, dicevo notizie false. Ma intanto a Biella la gente ha fermato in Fenice perché ha dato retta a me. A Melfi si trovavano come ci troviamo oggi noi, con la gogna, non c'erano i soldi, la gente era senza lavoro, e la Fiat ha detto o vi pigliate l'inceneritore o chiudiamo lo stabilimento. E mi ricordo che quando abbiamo fatto la marcia delle 25.000 persone sono venuti su in quattro da Melfi per darci il sostegno, poi uno è morto di infarto mentre tornava a casa, un ingegnere. Però erano quattro gatti, lì hanno fatto l'inceneritore e sapete che fine ha fatto? Qualcuno lo sappia almeno, perché è stato pubblicato da Bielese 2 anni fa. Che fine ha fatto l'inceneritore di Melfi? L'hanno chiuso. E perché? Per il cancro. E sapete cosa mi ha detto un responsabile dell'USL che aveva dato il benestare a Fenice lunedì scorso in quella riunione dove ho dovuto contestare, fa ma lì è andato male perché è andato da gestire a terzi lo smaltimento di rifiuti, ma un inceneritore che brucia, che smaltisce rifiuti tossici, ma cosa deve scegliere? Cioè, non penso che abbia da smaltire l'uranio, capite? Allora vi dico, guerra del Kosovo, perché tutti i militari morivano di cancro? Anche lì è stato messo tutto, ma quanti militari sono morti di cancro? E tutti quelli che sono stati, che hanno fatto la missione, qui ci sono dei carabinieri, io per mia fortuna ho avuto un sacco di carabinieri come pazienti e molti sono andati a prestare servizio, mica tutti viene in cancro, c'è una incidenza pazzesca di malattie linfatiche, linfomi, leucemie, in chi ha fatto la guerra in qua, perché hanno introdotto l'uranio impoverito. Cos'è l'uranio impoverito? Sono quelle porcate che usano i giapponesi per produrre energia a basso costo rispetto alle centrali, no, come si deve. Allora, cosa succede? L'uranio impoverito è uranio che viene decaduto, lo rimandano in Francia, in Francia lo arricchiscono come gli copertoni ricoperti, diventano marangoni e te li danno come nuovi. Quindi costa niente, però ha una possibilità di controllo molto più scarso e se scoppiano i disastri non lo fanno più. Quindi l'uranio impoverito viene arricchito per rigenerarlo, lo fanno i cinesi e i giapponesi per produrre a sotto costo, no? Se vuoi reggere i costi del mercato, ti devi fare quello che vuoi. In parte viene usato per costruire i proiettili antitank, cioè sono proiettili che scoppiano sviluppando temperatura altissima, che perforano qualsiasi cosa, ma sviluppano le PM2,5. Immaginate truppe che si trovano vicine dove scoppiano questi ordigni, ma altro che il pirogassificatore. Qui fanno le scorte in un minuto, fanno una sorta di particelle PM2,5 e 1,5 che uno, manco in un'intera vita tassata presso un pirogassificatore, assorbe. Ho reso l'idea? Certo. Quindi hanno fatto gli studi e da lì sono venute fuori tutte queste particelle e sono partiti gli studi.